Continuiamo il nostro viaggio nel tempo e parlerò oggi di un altro capitolo molto importante della storia di Inghilterra. Parlerò di Bloody Mary, di Maria la Sanguinaria, la figlia di Caterina di Aragona, che è un personaggio noto anche per il cocktail, sinceramente, però diciamo molto noto nella storia di Inghilterra. Cerchiamo di comprendere chi fosse Maria la Sanguinaria, perché del suo soprannome. Maria Tudor era la figlia di Enrico VIII e di Caterina di Aragona. Caterina di Aragona era la prima moglie di Enrico VIII. Noi sappiamo benissimo che Caterina di Aragona era stata sposata prima con il fratello di Enrico VIII, che però era prematuramente morto, anche molto giovane, e Caterina era andata in sposa successivamente a Enrico VIII. Inizialmente il matrimonio era stato felice, Caterina però non riusciva a dare il figlio maschio ad Enrico VIII, il quale praticamente la vuole ripudiare, anche perché si è invaghito follemente di Anna Bolena. Enrico VIII cerca sponda nel Papa per l'annullamento del matrimonio, ma questo non avviene. Non avviene perché Caterina d'Aragona non cede. Ella avrebbe dovuto affermare che il matrimonio con il fratello di Enrico fosse stato consumato, ma e quindi in questo caso il Papa non avrebbe avuto problemi ad annullare il matrimonio tra Enrico e Caterina. Questa cosa non avvenne, Caterina quindi rimase sulle sue posizioni e questo determinò poi alla fine lo scisma anglicano, perché poi Enrico VIII sposò segretamente Anna Bolena e quindi ci fu lo scisma e con tutte le conseguenze che noi conosciamo. Quindi Maria era una figlia di Enrico VIII e di Caterina di Aragona. Dopo la morte, cioè dopo diciamo che Enrico VIII sposò Anna Bolena, ci furono altre quattro mogli per Enrico VIII, che ne ebbe sei. Quindi Anna Bolena venne decapitata. Anna Bolena, dal matrimonio tra Anna Bolena e Enrico VIII, era nata Elisabetta. Ma vediamo un attimino, e successivamente su Jane Seymour, la terza moglie di Enrico. Ma facciamo un passo indietro. Maria nacque il 18 febbraio del 1516 a Greenwich, in Inghilterra. Fu allevata e battezzata nella fede cattolica, ebbe una solida istruzione. Maria era appassionatissima di musica, era la sua vera grande passione, ma venne allevata come una vera e propria principessa, per cui eccelleva anche nella storia e nel latino. E viene nominata principessa di Galles nel 1525 e si cerca anche un miglior partito possibile per sistemarla e per creare nuove alleanze politiche. Quindi la primissima infanzia di Maria fu molto felice, amata e coccolata da entrambi i genitori. Avviene quello che abbiamo descritto prima, la crisi coniugale con Caterina. Probabilmente perché non riusciva a dare l'erede maschio, ma anche per questioni molto più passionali che derivanti dal legame con Anna Bolena. Abbiamo detto che dal matrimonio tra Enrico e Anna Bolena nacque Elisabetta. La Bolena, chiaramente, per quanto riguarda la successione, propendeva per la figlia, poi Elisabetta, quindi cercò di allontanare il più possibile Maria dal re, da Enrico VIII. Quindi cercò addirittura di farla dichiarare figlia illegittima dal re, ma non vi riuscì. Però quello che riuscì a fare la Bolena fu quello di limitare le frequentazioni di Enrico VIII con la figlia, che per un lungo periodo i due non si videro affatto. E cos'è? Come sappiamo, cambiarono anche la Bolena
fu imprigionata, fatta decapitare, e Enrico sposò Jane Seymour, la sua terza moglie, che finalmente gli diede il tanto agognato figlio maschio Edward. Jane Seymour, probabilmente proprio perché poi aveva generato il figlio maschio e successore al trono, non fu così dura nei confronti di Maria e di Elisabetta. Ebbe un atteggiamento benefico per le due, volle che entrambe fossero riammesse a corte. Maria dovette però sottostare a un volere preciso del padre di Enrico VIII, che volle che Maria ammettesse la non legalità, l'illegittimità del matrimonio fra lui stesso e la madre Caterina di Aragona. E anche se a malincuore, Maria accettò pur di rimanere a corte. Dopo la morte di Enrico VIII fu proprio quindi Edward, il figlio generato da Jane Seymour, a salire al trono. Ma il suo regno durò poco, perché quando aveva solo 15 anni, il giovane fanciullo morì. Si apriva quindi una lotta per la successione. Edward aveva designato come sua successione una cugina, Lady Jane Grey. La Grey non voleva accettare, ma poi fu spinta dal suo clan ad accettare la corona, a ricevere l'investitura a regina, anche per mantenere viva e salda la fede protestante e non cedere al regno alla cattolicissima Maria. E quindi la Jane Grey divenne regina, ma divenne regina solo per 9 giorni, perché il consenso popolare non riconosceva chiaramente Jane Grey come legittima regina. La legittima regina era la figlia del re, era la figlia di Enrico VIII, e quindi Maria. Quindi Maria salì al trono al posto di Jane Grey e si sbarazzò abbastanza velocemente di Jane Grey, la fece imprigionare e condannare a morte. E la regina inizialmente accettò il dualismo religioso in Inghilterra, quindi cercando di far coesistere la fede protestante con quella cattolica, ma man mano però la sua fede cattolica prese il sopravvento e probabile che furono le sofferenze che aveva patito in gioventù, l'ingiustizia che lei pensava che avesse subito la madre a determinare questo cambio di rotta, questo cambio di opinione, e ma anche a determinare il carattere della regina. Maria la Tudor aveva un carattere molto, molto, molto duro. Il primo atto quindi che fece però Maria fu quello di rinnegare quello che aveva poi promesso al padre, fu quello di dichiarare assolutamente legittimo e valido a tutti gli effetti il matrimonio tra la madre e Enrico VIII. Questo era anche un atto politico, chiaramente, perché se il matrimonio fosse stato considerato illegittimo, sarebbe stata tutto sommato illegittima anche la sua investitura a regina. Maria sapeva anche che aveva bisogno di un erede, e un erede che fosse cattolico, perché se poi fosse rimasta senza figli, il regno sarebbe passato alla sorellastra Elisabetta, figlia di Anna Bolena e di fede protestante. Per cui uno dei suoi scopi era quello di contrarre matrimonio con un principe di sicura fede cattolica, per generare un figlio che avrebbe poi assicurato la dinastia. La scelta cadde su Filippo II di Spagna, ma i due non si piacquero dall'inizio. Fu un matrimonio molto, molto tiepido, tanto che Filippo, dopo un breve soggiorno in Inghilterra, se ne ritornò in Spagna, e Maria restò senza figli, non ci furono figli da questa unione. Maria quindi diventava sempre più astiosa, sempre più odiosa, e decise di abrogare gran parte degli editti, delle leggi in campo religioso che aveva emanato il padre, che aveva emanato Enrico VIII. Addirittura promosse una legge contro l'eresia, e fu proprio questa legge che fece condannare a morte centinaia di protestanti. Questa
periodo di fanatismo religioso di Maria, le portò il nome di Maria la Sanguinaria, cioè di Bloody Mary, e la rese estremamente impopolare, cioè nessuno più voleva la regina, non godeva assolutamente di nessun seguito, ma proprio a causa di queste sue persecuzioni. Come abbiamo detto, Maria non ebbe figli da Filippo di Spagna, ma comunque, essendo il marito il re spagnolo, c'era un'alleanza fra Inghilterra e Spagna, e questo portò anche conseguenze negative per l'Inghilterra, perché l'alleanza con la Spagna trascinò la sua nazione in un conflitto militare con la Francia, all'ennesimo chiaramente. E le costò l'area di Calais, che era l'ultimo avamposto dei possedimenti continentali dell'Inghilterra, quindi anche da questo punto di vista il suo matrimonio non fu felice. Gli ultimi anni di Maria furono estremamente dolorosi. Il cruccio per i figli che non aveva avuto era un qualche cosa di devastante per la mente di Maria, tant'è vero che ebbe molte di quelle che vengono dette gravidanze isteriche, cioè nel senso che pensava di essere incinta, ma non lo era, anche se poi oggi alcuni studiosi successivi tendono ad affermare che i dolori al ventre che spesso aveva Maria erano dovuti a un cancro alle ovaie, un probabile cancro ovarico. Maria morì il 17 novembre del 1558 al Palazzo di St. James, a St. James Palace, e fu sepolta all'Abbazia di Westminster. E la successione, non, cioè, i piani di Maria non riuscirono a realizzarsi. La successione fu quella con Elisabetta, protestante, quindi praticamente la religione anglicana continuò a essere la religione ufficiale dell'Inghilterra. La morte di Elisabetta, avvenuta nel 1603, essa fu sepolta insieme alla sorellastra Maria, ironia anche questo un po' del destino.